opere pubbliche, semplificazione e sviluppo delle imprese. Tutto questo è possibile anche grazie alle ZES, le zone economiche speciali che in Abruzzo vedono al lavoro il commissario straordinario Mauro Miccio. Siamo in un punto di prosecuzione e di incremento dell'attività, soprattutto perché per il PNRR noi, i cantieri vanno aperti tutti entro la fine dell'anno e su questo, salvo che non ci siano imprevisti che non vedo all'orizzonte, spero di non sbagliarmi, apriremo tutti i cantieri, addirittura molto prima di dicembre. Secondo, abbiamo il credito d'imposta che va rinnovato e strutturato. Oggi il ministro Fitto ha ricordato in altra sede, in altro convegno a Bari, che c'è la possibilità di rinegoziare con la Comunità Europea il credito d'imposta. Terzo ed ultimo ragionamento è che noi stiamo intensificando, grazie anche a un sistema di geolocalizzazione che abbiamo messo a punto, la possibilità di presentare in Italia, ma perché no anche all'estero, quelli che sono gli spazi disponibili, lavorando sempre di più sui cluster, perché una regione industriale come l'Abruzzo ha necessità di presentarsi avendo meno credito d'imposta, perché in transizione, meno benefici anche fiscali e conseguenti meno oneri, ma anche purtroppo meno disponibilità anche di finanziarie ed economiche a sostegno. Abbiamo invece la necessità di far valere il nostro essere grande regione industriale. Per tracciare un bilancio di quanto fatto nell'ultimo anno, ma soprattutto di quanto c'è ancora da fare, è stato organizzato a Pescara un incontro promosso in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, al quale ha preso parte anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Questa ZES dell'Abruzzo è diventato un modello di successo da portare all'attenzione nazionale e anche a quella internazionale, come ho detto che farò nel prossimo anno, quando accoglieremo in Italia un grande evento per gli investitori stranieri nel nostro paese. Presenteremo le 8 ZES come cuore del sistema attrattivo per i nuovi investimenti del mondo, che proprio vede in Italia il paese ideale in Europa su cui oggi investire. Stanno crescendo di molto gli investimenti del nostro paese, più di quanto crescono in Germania e in Francia. Cresce la borsa di Milano più di quanto crescono le altre borse europee. L'Italia, da anomalia all'interno dell'Europa e dell'Occidente, col suo sistema fatto di piccole e microimprese, di filiera, di agricoltura, di industria, di turismo e servizi, è diventata in questa nuova epoca un modello e noi dobbiamo portare questo modello nel mondo. Con il commissario ZES, appena si è insediato circa 2 anni fa, abbiamo intrapreso rapporti, abbiamo collaborato e abbiamo messo a disposizione una sede qui a Pescara in via Conte di Ruo e abbiamo fatto dei programmi. Oggi abbiamo fatto questa giornata di confronto che voleva essere anche quasi una rendicontazione delle attività che il commissario ha fatto in questi 18 mesi di lavoro, e devo dire che è saltato fuori quello che tutto sommato sapevo, e che facendo le somme ha fatto un ottimo lavoro di comunicazione, di far conoscere le opportunità della ZES sul territorio. Molte aziende stanno già utilizzando e molte opere infrastrutturali che sono state gestite dal commissario sono partite, mi riferisco a quelle del PNRR. Tra i risultati significativi c'è quello di aver fatto partire tutte le gare che riguardavano gli investimenti previsti sul PNRR. Siamo la regione che su questo versante, in questo segmento, è più avanti di tutte. Alcune di queste gare si sono già trasformate in cantiere o si stanno trasformando in cantiere entro brevissimi giorni. Significa rafforzare i nostri porti, i collegamenti sia su ferro che su strada della portualità di Vasto e di Ortona, l'interporto di Manoppello. Insomma, sono interventi necessari a fare dell'Abruzzo la piastra logistica che potenzialmente può rappresentare al centro dell'Italia e come porta verso l'Adriatico e verso l'Oriente. Augurando buon lavoro a tutto l'Abruzzo, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Imprese in Forma.